battute da campagna elettorale, una cosa mi tocca dirla. Su questo argomento è di pochi giorni fa, cioè, pochi giorni fa il candidato sindaco della lista avversaria ha dichiarato rivelando inadeguatezza, scusatemi, imbarazzante, ha dichiarato che il piano traffico, ma di qua non si parla traffico, si parla di studio trasportistico che è molto diverso dal piano traffico, ha detto il piano traffico lo faremo durante la costruzione del nuovo ospedale, senza parole, veramente sole. È qualcosa che è incommentabile, a volte è meglio un religioso silenzio. È soltanto, lo ripeto, soltanto di un mese fa le risultanze dell'incontro in conferenza di servizi in cui era presente il comune di Sant'Agnello, città metropolitana, in conferenza di servizi, che cosa dice? Dice che senza lo studio trasportistico il progetto non può andare avanti. Ma perché non può andare avanti? C'è bisogno di capire se il progetto è sostenibile o no per l'intera penisola. Sono 12 anni che si aspetta questo studio trasportistico, senza parlare poi di un altro argomento importante, l'autorimessa che dovrebbero fare vicino all'ospedale nell'angolo tra via Mariano Lauro, una torrimessa di 12 milioni di euro, tre piani interrati all'angolo tra via Mariano Lauro e via Iombella Piccola. C'è qualcosa di allucinante che è stato stracciato dal progetto perché non ci sono i soldi. Di questo dovremmo parlare, confrontarci seriamente, ma anche seduti su una panchina, serenamente. Questi sono gli argomenti di cui dobbiamo parlare. Chiaramente, e lo stiamo vedendo, diciamo, lo abbiamo visto loro in queste settimane, ma anche prima, diciamo, in queste settimane un po' di più. C'è anche il cane impegnato a guardare non so cosa e non so chi, guarda, Pietro, la padrona. In queste settimane erano impegnati in altro, lo scopriremo dopo. Diciamo che sicuramente c'è qualche ufficio che ha lavorato molto in queste settimane, forse l'ufficio tecnico. Però, diciamo, su questo nelle prossime settimane avremo il tempo, ma con grande serenità, davvero con grande serenità, di capire un po' quali atti amministrativi sono stati adottati, di capire un po' quali sono state le priorità per questa amministrazione, così per capire, non per imparare da loro, per capire cosa non fare, diciamo così, meglio così, chiudiamo questo punto. Un altro aspetto che non ho parlato, perché qua si parla di ospedale unico e tutto, però una cosa la voglio dire, mi è sfuggito nelle scorse settimane, è più di un anno, voi sapete, io sono un cardiologo dell'ospedale di Sorrento, è un anno e più che è chiuso il reparto di rianimazione, ma nessuno ne parla, nessuno, è perché è chiuso, perché stanno facendo dei lavori di ammodernamento, cioè la rianimazione da piano terra salirà al primo piano accanto alla mia cardiologia, diventerà un reparto molto grande, hanno preso anche dei nostri spazi, ma ancora non ha aperto 1 milione e più di euro per fare questa cosa, e chiaramente lo fanno perché sicuramente l'ospedale unico chissà quando arriverà. Dobbiamo dire che comunque i pazienti sono stati assistiti bene dai colleghi, però sono argomenti di cui i politici dovrebbero interessarsi, questi sono gli argomenti di cui dovrebbero interessarsi sinceramente. Tra le immagini, tra i passaggi che mi scorrono in questa campagna elettorale c'è un altro, mi sto avviando alla conclusione, quello dei giovani. Ieri abbiamo avuto un bel incontro, ma davvero bello, al Seven Hostel, c'erano tante persone, non c'erano solo giovani, la cosa più bella è che è stato un incontro partecipato, c'erano anche i meno giovani, e qualcuno dei meno giovani a volte ha idee più brillanti, più giovani dei giovani veri, perché è così. E qualcosa mi è venuto in mente ieri, che cerco di ripeterlo anche oggi, ma questo, i giovani non devono essere una casella in una lista, non c'è il giovane nella lista, cerchiamo il giovane per la lista, non dovrebbe essere così.
non dovrebbe essere così. Si cerca un giovane, poi dopo 5 anni quel giovane diviene meno giovane, poi si trova un altro giovane, quello lì, a quello lì si dà un calcio. Chiaramente con noi non sarà così fra 5 anni. I giovani, a me non interessa, abbiamo parlato di progetti, di tante cose con loro, anche qui, però viene prima il metodo, vengono prima le logiche. Farò anche una cosa, ritornando dopo al metodo, che mi preme farlo, di centro polifunzionale, di progetti. Già 10 anni fa, quando ero in amministrazione, abbiamo all'opposizione, ci siamo opposti alla svendita di Palazzo Diaz. Lì volevamo fare un centro polifunzionale, ma già 10 anni fa, ma quel centro poi nel corso degli anni è stato utilizzato prima per promettere le case a qualcuno, poi per fare il centro commerciale e poi la caserma. Apro e chiudo parentesi su questa vicenda del centro polifunzionale. A me interesserebbe che i giovani siano un po' più rivoluzionari. Questo mi sarei aspettato dal giovane. A me non interessa che un giovane, seppur bravo, possa fare un progetto. A me interessa che un giovane abbia la forza, l'autonomia di venire a dire: Antonino, sindaco, tu stai sbagliando, non si fa così, devono avere pari dignità i giovani. Mi sarei aspettato da questi giovani, andavano dal sindaco: sindaco, ma tu che stai facendo? Tu devi togliere 3 persone che stanno in questa lista, che hanno 60 anni e sono candidati da 20 anni, e devi mettere 4 di noi. Questi sono i giovani, da loro questo mi aspetto, non mi aspetto altro. Non mi aspettavo, ma la scelta, diciamo, ci abbiamo davvero alla chiusura di questa campagna elettorale. La scelta ormai è diventata chiara a tutti, lo abbiamo detto tutti, la scelta è chiara. All'inizio, all'Oasi, ho detto una cosa: la scelta è tra un sindaco, che sarò io, è un facente funzione. Questa parola, questa cosa ha offeso qualcuno, qualcuno si è sentito offeso e ha detto, ha utilizzato la parola fantoccio, ma io non l'ho mai utilizzata, l'ha utilizzata lui, forse un lapsus freudiano, si è autodefinito così. Ma adesso siamo in una fase totalmente, in una fase ulteriore. La scelta è tra un sindaco, che sarò io, e un sindaco non pervenuto, è diverso, non pervenuto. E questa, consentitemi, è un'offesa ai cittadini ed è una ferita per la democrazia. Ma da lunedì davvero è un'altra storia, davvero è un'altra storia da lunedì. Noi abbiamo l'intenzione di pacificare questo paese, basta divisioni, basta tensioni, basta, sono troppi anni che questo Stato spaccato a metà, non è più il tempo di queste divisioni. Abbiamo un cammino da fare, questo cammino lo dobbiamo fare insieme, dobbiamo farlo insieme questo cammino. Scegliete Sant'Agnello Autentica. Facciamo questo cammino insieme per una casa Sant'Agnello più bella, Sant'Agnello più di tutti. La voglia, la speranza è che questo cammino facciamo insieme. Grazie a tutti. Grazie davvero a tutti, grazie a tutti voi. È stato bello, indimenticabile. Questa piazza, stasera in questa piazza, fatemelo dire.
Si è creato qualcosa di speciale, qualcosa di magico, c'è una corrente emotiva, è una sensazione fisica che si è creata, corrente emotiva tra noi e voi, che non era previsto. Grazie, grazie, grazie. Che visto? Santaniello migliore, sarò con te, e tu potevi volare, abbiamo un sogno nel cuore, Santaniello migliore. Appuntamento agli elettori per festeggiare anche noi sera, come sono facendo adesso, mi raccomando. Forza Antonino Coppola!